Ciao a tutti, io sono Cinzia e sono tornata dalle vacanze! Che cosa abbiamo qui oggi? Niente, oggi avevo voglia di sperimentare e quindi ho trovato tipo delle candele. In sostanza voglio fare due esperimenti con le candele. Uno è chiamato, o meglio l'ho chiamata io, la candela viaggiante. E la seconda, non gli ho dato un nome. Lo chiamiamo, riempiamo il vaso d'acqua con una candela. Va bene, dai, intanto vi dico l'occorrente, così per fare entrambi gli esperimenti. Cose che si possono trovare benissimo a casa. Quindi, delle candele, anche una va bene. Io ne ho presa più di una perché magari in base alle grandezze mi può servire una o l'altra. Poi abbiamo un piattino, una ciotolina o qualcosa del genere che contenga dell'acqua poi. Poi abbiamo una giara, un vasetto di vetro. Dopodiché abbiamo dell'acqua. E qui ho dei brillantini perché io sono sempre fissata con i brillantini, quindi brillantini. Oppure potete anche usare del colorante, oppure solo acqua. Però sinceramente è più bello dargli un po' di colore. E ovviamente fuoco, quindi accendilo. Ok, intanto dobbiamo prendere la candela per fare l'esperimento della fiamma viaggiante. Per comodità la blocchiamo qui. Allora, io siccome ho un accendino sfigato, userò un'altra candela in modo tale che mi fa una fiamma più alta. E quindi ragazzi, via i capelli perché sennò facciamo un patatrac. Allora, dobbiamo spegnere questa candela, vedrete cosa succede. Provo anche con questa. Avete visto che bello? Diamo doppia presa. No! Stupendo! Però state attenti davvero perché mi è caduta la cera tipo 3000 volte e mi sono bruciata. Ok ragazzi, adesso proviamo un altro esperimento. Esperimento, acqua, vasettino di vetro, candela, accendino e glitter, oppure il colorante. Allora mi stanco troppo, facciamo così, accendiamo questa candela, dopodiché riscaldiamo questo, mettiamo i brillantini nell'acqua. Accendiamo subito la candela, andiamo a mettere su questa giara, questo vasetto, questo di vetro, qua, e dopodiché versiamo l'acqua, vediamo se la candela si è spenta, quindi in sostanza l'acqua dovrebbe passare attraverso. In sostanza questo esperimento sembra fallito, ma io ci riprovo, via! Riproviamo ragazzi, questa volta voglio usare un piatto di plastica. Ehi, entra acqua! Non lo dite che cosa sbaglio!
Cosa sbaglio? Forse ho sbagliato una cosa. Ci riprovo, forse dovevo mettere prima l'acqua. Facciamo che l'acqua e la candela sono già qui. Accendiamo la candela. Ok. Adesso mettiamo la giara, il vasetto, il cosino in vetro. Vediamo cosa succede così. Con l'acqua già dentro. Forse è successo qualcosa, ma non me ne sono accorta. Aspettiamo. Questa volta ce la faccio. In effetti sì, si sta riempiendo. Non mi piace questo esperimento. Io volevo più acqua. Doveva riempirsi almeno fino alla metà. Proviamo a cambiare bicchiere. Adesso, caro mio bicchiere stretto e lungo, fai il tuo lavoro da bravo. Pronti? Vediamo se riesco a ottenere il risultato che mi piace. Già si riempie! Però ragazzi, questo mi piace di più! Ancora! Ancora! Basta, è finita lì! Ma comunque ragazzi, spero di avervi strappato un sorriso, di avervi divertito, spero di avervi tenuto compagnia, spero qualcosa. Io sinceramente mi sono divertita a fare gli esperimenti. Anzi, se volete consigliarmi qualche esperimento da provare, da fare, qualche cosa da creare, ditemi pure giù nei commenti, fatemi sapere perché io li adoro. Io adoro sperimentare, adoro creare, adoro tutto. Quindi fatemi sapere voi cosa potrei fare, cosa posso sperimentare. E niente, questi erano i miei due esperimenti con le candele. Non li avevo mai fatti. A me piace fare queste cose così, all'improvviso. Vi mando un bacio enorme, gigantesco, mega galattico. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Qui si è formata con l'acqua pure un cuore. Non fate come me, mettete magari una tovaglia giù per riparare il tavolo, perché io ho combinato davvero un disastro. C'era acqua ovunque, ma va bene. Comunque, ricordati di iscriverti al canale. E ragazzi, volevo ringraziarvi con tutto il cuore. Siamo a 5.000, siamo a 5.000, cioè 5.000 persone che mi seguono. Grazie, 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 grazie. Quindi significa che qualcuno mi vuole bene. Grazie. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete un pollicione in su e commentate dicendomi che cosa volete vedere, quale esperimento, quale video, qualsiasi cosa, ok? Un bacio enorme ancora, ciao!